Domenico, ricominciamo da dove ci siamo visti l'ultima volta, qui a Roma, alla serata conclusiva dell'Odissea del Teatro Patologico di Dario D'Ambrosi. Ecco, riprendi tu, perché sei qui? Tanto per riannodarmi un po' al titolo della tua trasmissione, insomma, che ci faccio qui? E tu che ci fai qui? Ma ci faccio perché poi alla fine la vita mette in relazione le persone rispetto anche a quello che fanno oltre al lavoro, la loro vita professionale in generale. Io credo che buona parte dei rapporti, quelli più intensi, avvengano perché poi ci sono degli interessi fuori dal lavoro in generale. Poi quando queste cose coincidono ancora meglio. Il teatro patologico di Dario D'Ambrosi ci ha permesso di entrare in relazione. Abbiamo parlato e abbiamo verificato che forse c'è bisogno di fare le stesse cose per gli altri in generale, e quindi di conseguenza sono qui anche per testimoniare questa cosa. Noi abbiamo visto la tua Odissea, che poi è stata anche quella dei ragazzi del teatro in televisione, appunto nella tua trasmissione. Ecco, fra te e i ragazzi, come ci hai appena detto, si è creato un legame particolare, insomma tu ritorni da loro ogni volta che puoi. Ecco, chi sono per te degli amici, dei fratelli, degli attori, insomma, che fanno un mestiere che anche tu hai praticato? Ma guarda, il teatro patologico io lo dico sempre, è qualcosa che in qualche modo risucchia dentro. Io ci sono capitato perché me ne avevano parlato e questo mi ha permesso di avere un primo approccio con loro circa 2 anni e mezzo fa. E la cosa mi piacque così tanto che dopo aver fatto un primo lavoro con loro e di averlo poi messo sotto forma di puntata in televisione, dal titolo Siamo tutti matti, e quando Dario D'Ambrosi mi ha detto voglio fare qualcosa di più ampio, voglio mettere in scena l'Odissea, ho detto allora perché non proviamo a fare un film documentario sulla vostra esperienza, che non è soltanto una esperienza di messa in scena, ma è l'esperienza della vita in generale. Da qui nasce proprio l'esigenza poi di raccontare con una chiave anche più dilatata, che entrasse nelle vite di ognuno di questi ragazzi, perché ricordiamoci, il teatro patologico è un'associazione, una istituzione che raccoglie disabilità diversissime nel mondo della salute mentale in generale. E quindi di conseguenza lì dentro ci sono tante umanità, ci sono tante sensibilità, tante cose che confluiscono e non si può fare un racconto unico di tutto quel magma. E così l'Odissea, che di per sé è già un'opera complessa, un'opera di racconto, no? Un'opera di a lunga gittata in cui l'immaginazione, in cui la dimensione umana è fortemente presente. E dico, questa è l'opera precisa per poter raccontare le loro storie, le storie che vanno al di là della rappresentazione stessa teatrale, e quindi è nata forse uno dei lavori a cui sono più legato oggi in qualche modo. Infatti si percepisce perfettamente questo tuo legame. Guarda, anch'io ho messo in onore dei ragazzi del teatro, molti di Bravissima. loro sono i miei amici, la maglietta, io sono un po' matto perché tutti abbiamo la nostra diversità. Senti, tu hai girato buona parte del tuo film documentario anche quando eravamo in fase di lockdown, di pandemia, pandemia che ha lasciato segni pesanti anche in alcuni di questi ragazzi, hanno sofferto molto durante quel periodo. Io ne ho incontrato qualcuno, ecco, ma il lockdown che segni ha lasciato a te sul piano umano, e professionale? Insomma, sei lo stesso di prima? Ah, che grande domanda. Intanto dico diciamo, durante la fase di lavorazione c'è stato proprio il ritmo della vita che poi in qualche modo ha scandito anche quello che abbiamo raccontato. Cioè, quando iniziamo c'era l'idea che ci potesse essere una pandemia in giro, ma che non minacciava nessuno. Improvvisamente arriva, blocca diciamo, le prove, quindi blocca le riprese. Dario è isolato nel suo teatro patologico perché non può muoversi, i ragazzi sono isolati a casa, ognuno cerca in qualche modo di restare in contatto e si crea subito una sorta di distacco presente. Dario mi raccontava, per esempio, che in quel periodo i ragazzi erano fortemente provati, non avevano più punti di riferimento, si sentivano in qualche modo in gabbia nuovamente.
per una persona che sta vivendo il disagio mentale, che finalmente trovava una dimensione anche di apertura, di uscita, ecco, sicuramente è stato qualcosa di tragico. E io mi sono accorto di una cosa, che tra la prima fase, quando io abbiamo cominciato a riprendere, a fare riprese sulle prime prove, e quindi sull'energia, sul modo di essere, e nel momento in cui si è ripreso, io ho visto che, ma anche Dario lo sosteneva, si erano fatti tantissimi passi indietro, cioè le persone avevano, perlomeno i ragazzi del teatro patologico avevano subito fortemente quella forma di blocco, che è un blocco però che ha riguardato tutti, per tornare alla domanda che tu mi facevi prima, cioè dal punto di vista pratico, io ritengo di aver vissuto anch'io il mio straniamento, il mio isolamento. Per certi aspetti io ho avuto in qualche modo la fortuna forse di aver girato delle cose un attimo prima e di aver potuto in qualche modo sedimentare l'attimo appena precedente, per dire come eravamo un attimo prima, come eravamo noi nei nostri rapporti, come ci siamo mossi, come abbiamo determinato la nostra vita, come ci siamo impegnati nella nostra vita. E questo mi è servito soprattutto per creare un minimo di collegamento tra il prima e il dopo. È chiaro che dal punto di vista umano, io come giornalista ho avuto difficoltà, è mancato il rapporto, l'empatia per poter raccontare le cose. C'è un problema di metodologia, se non posso avvicinarmi alle persone, se le persone hanno metà del viso coperto, è chiaro che esiste un meccanismo quasi narrativo che è stato tranciato. E quindi ho dovuto trovare dei meccanismi, ci siamo mossi a fatica, avevo una troupe che si muoveva e che doveva fare tamponi ogni giorno, il rapporto uno a uno poi prevedeva anche che il tampone alla persona che veniva intervistata. Chiaramente l'esterno era coperto e quella roba lì mi è pesata. Adesso è una fase in cui piano piano siamo usciti nuovamente. Io credo che si dovrà ricostruire il nostro alfabeto emotivo, dico sempre. Dovremmo ricominciare a parlare con gli occhi, con la bocca, dovremmo avere meno difficoltà ad avvicinarci, dovremmo essere meno diffidenti. Noi siamo diventati diffidenti, cioè se la distanza di sicurezza viene in qualche modo oltrepassata, siamo in una sorta di situazione guarding, abbiamo paura che qualcosa possa minacciarci. Ecco, questo. Poi dipenderà dalle persone, dalla umanizzazione che ci può essere anche dei rapporti, ma adesso dobbiamo imparare di nuovo a muoverci e questo sarà un grande sforzo. Condivido perfettamente perché io stessa l'ho provato su di me. I ragazzi sono venuti peraltro anche qui a casa mia. Abbiamo registrato proprio per Radio Amnil due di qua, uno di là. Insomma, è stato un po' complicato riuscire a gestire anche le distanze e loro erano preoccupati. Insomma, ho visto proprio che c'era questa paura, insomma, di questa diffidenza che allontana le persone e anche il corpo. Ecco, del corpo proprio volevo parlare con te, della fisicità, del rapporto fisico che si percepisce perfettamente sia in quello che fai, ma anche in quello che sei, insomma, come ti relazioni con gli altri nella vita quotidiana. Ecco, che cosa significa per te entrare in questa relazione fisica con l'altro, con la persona di cui parli, per cui tu sei l'altro e l'altro è te e tutti siete una cosa sola? Insomma, qual è la Ma molla guarda, che fa scattare questa dinamica? Che è un giornalismo fisico diverso. io credo che questa mia modalità è una modalità che mi appartiene, come dire, intimamente. Io non ho fatto grandi, diciamo, sforzi per adottare la chiamo metodologia, ma è un modo di vivere, un modo di intendere anche il giornalismo. Io credo che nei vari passaggi che ho avuto nel corso della mia attività professionale, io abbia sempre cercato quello che sono ora. E in effetti, anche le mie esperienze lavorative pregresse, in qualche modo, non mi garantivano esattamente questa modalità. La modalità, io la chiamo di racconto morale, di inchiesta morale. È una verità che ci porta ad avvicinarsi alle persone. Io credo che non potrei mai, come dire, fare un'intervista senza sentire fisicamente una persona. Io non uso scalette, no?
Ti dico questo, non mi faccio una scaletta. Io so le persone, conosco, diciamo, le storie delle persone. Magari ho avuto qualche piccolo accenno di relazione, ma giusto per rompere il ghiaccio. Ma dico sempre anche alla redazione: non bisogna mai, come dire, togliere il candore diciamo, del rapporto, il candore dell'incontro. Tant'è che neppure io mi scrivo le domande, quindi quello che faccio. Lo faccio perché istintivamente provo rispetto alla persona che mi sta di fronte ed è un po' una sorta di, chiamiamola alchimia, di magia, che però è il mio sentire e questa cosa non mi fa modificare la mia percezione dell'altro, non mi fa avere mai pregiudizio e soprattutto mi consente di cogliere sempre la parte più intima delle persone. Tant'è che le persone si dimenticano della telecamera, si dimenticano di quello che c'è attorno e quindi diventa un rapporto che mi permette di essere il più vicino alle persone e quindi non è un rapporto freddo sostanzialmente. E infatti le scalette che io peraltro ho l'abitudine di fare, poi le disintegro regolarmente perché in realtà seguire il testo mi impedisce di entrare nella relazione vera con l'altro, insomma, quindi infatti io adesso guarda, vedi, ce l'ho una scaletta, mi sono ben Brava, guardata da mandartela perché hai fatto sapevo, benissimo, brava. ma perché un giornalista vero non vuole mai una scaletta, perché se no non sarebbe condizionato una Ma cosa sai prima, una una cosa? cosa dopo. Io spesso sono stato invitato in trasmissioni in diretta, no? Magari e non faccio nome, ci sono dei colleghi che utilizzano la scaletta anche per fare delle domande assolutamente banali e questa cosa un po' mi sconvolge perché mi fa immaginare questo lavoro che deve essere un lavoro molto, molto alto, per cui di comprensione, me lo fa immaginare almeno dagli studi televisivi che ho frequentato, un lavoro molto freddo e molto distaccato di chi diciamo non ha tanto non vuole avere tanta, cioè non vuole fare tanta fatica per entrare. Dentro gli altri. Insomma, è un limite della nostra categoria. Insomma, ci vorrebbe un corso di avvicinamento senza nessun tipo di scaletta alla mano. Ecco, quello dovrebbe essere, secondo me. Secondo me, e qui esco un po' insomma dal seminato, cioè tu in realtà come giornalista, ma qualunque cosa tu faccia, devi essere soltanto te stesso, ma questo soltanto è veramente molto complicato perché essere se stessi, il profilo che tu hai umanamente parlando, che ti porti poi in quello che fai, è un qualche cosa che tu costruisci fuori dal mestiere e se non ce l'hai fuori non ce lo puoi avere dentro. E quindi tu, sì, i corsi possono aiutare a dire alle persone, sì, te stesso. Però chi sei tu? No, Allora io. era una battuta sui tanti corsi che fa la categoria, diciamo, ci vorrebbe anche questo, essere se stessi, il corso per essere se stessi, ecco, dovrebbe essere questo. Incredibile. Infatti, guarda, adesso fece un corso proprio di così, insomma, per andare in onda, la Rai ne fa ogni tanto, perlomeno ne faceva, adesso non lo so perché manco da qualche anno. Però a me dissero: butta tutto, studia meno, trovati un hobby e magari cambi anche vita perché quella che fai adesso non ti piace. Io ho dato retta a questa maestra che adesso si occupa di Africa, cioè, in realtà si occupa veramente di sociale. È vero, cioè se tu stai male nella vita, ti porterai quel malessere e quindi come Certo, fai? Sarai un te certo, stesso che appena vedi, magari sarai vestito bene, sarai truccato a certo, modo, però certo. in realtà io vado cercando quello quando guardo i video, anzi addirittura tolgo l'audio delle volte e guardo quello che mi comunica il corpo di quello che vedi in onda. È un mestiere molto complicato, insomma, trovare persone che fanno quello che fai tu è difficile e quindi perché sono persone che vivono quello che fanno e questo è un modo che a me personalmente interessa molto, mi piace molto vederlo, vado cercando quello io quando guardo qualunque cosa in televisione e ne guardo abbastanza. Senti, questo modo di fare sociale, insomma, questo tuo modo di essere è un racconto che non è mai autoreferenziale, cosa che invece spesso vediamo fare, insomma, anche in chi cerca di fare sociale.
Parliamone. Sì, sì, anche quello un po' fa parte dell'egocentrismo. Io credo che la narrazione televisiva debba essere, come dire, portata verso l'oggetto, verso la testimonianza, non verso chi la fa. Io vedo che c'è molto protagonismo, per cui alla fine spesso la dimensione dell'intervistatore sovrasta l'intervistato. Come dire, lo copre, lo ammanta con la sua o con domande a ripetizione che non hanno senso a proposito di domande, oppure c'è una presenza che è invadente. Io spesso trovo delle presenze invadenti, come se rompessero l'incanto. Io credo che ci vogliono dei tempi anche per lasciare che la testimonianza venga fuori. Bisogna starci, bisogna prendere parte, ma non bisogna mai sovrastare. E questa è una cosa che però insomma, mi si confà perché non devo modificare. Io sono così, ascolto molto, mi piace anche molto ascoltare. E diciamo che il concetto dell'ascolto è un concetto che in qualche modo che ho fatto mio, perché ritengo che il concetto dell'ascolto faccia parte dell'espressione più alta, cioè tu puoi parlare, puoi esprimere la tua opinione. Ma se tu riesci ad ascoltare, hai fatto un lavoro su te stesso di grande comprensione degli eventi, delle cose. E spesso non si fa, cioè, per tornare alla nostra categoria, spesso il rapporto è non ci deve essere mai un vuoto, mai un silenzio. Invece i silenzi anche parlano. Bisognerebbe ripristinare, io dico sempre, i silenzi. No, un'altra cosa importante, perché nella vita ci sono i silenzi. Nella vita di tutti i giorni, io stiamo parlando, tu. Ho parlato io, ma ho ascoltato anche te, ma c'è un momento anche di sedimentazione. La televisione per velocità, perché poi nell'accezione comune è diventata una sorta di mezzo veloce e qualcuno, che poi è diventato pensiero comune, ha determinato che la televisione non possa mai rallentare. Allora non ci deve essere mai un punto vuoto. E qui sono creati tagli in asse, dico io. Ci sono trasmissioni che hanno fatto proprio la loro fortuna, cioè non c'è mai un attimo di tregua, cioè praticamente io posso tagliare la tua parola, la tua vocale e posso farti dire anche quello che voglio, ti posso togliere il pensiero, ma ti posso togliere anche l'emozione, e questo credo che alla fine poi inaridisca il lavoro che facciamo. Sull'ascolto mi hai tolto veramente la parola di bocca perché non si ascolta più, cioè, si fanno le domande, si danno le risposte, questo no, non può funzionare. Ma secondo te il servizio pubblico, la RAI, è pronta per un racconto di questo genere, insomma, che stravolge i canoni che poi alla fine si sono sempre fatti con storie scomode, fuori dal patinato, dal velinaggio, insomma, comunque. Ma A che io se ti punto dico, siamo? no, io ti dico che ho fatto molta fatica, ho fatto tantissima fatica per difendere questo progetto televisivo, che è un po' cioè qualche cosa che mi ha consentito di esprimere pienamente quello che sono. Ma sono oramai quasi 10 anni tra i 10 comandamenti e che ci faccio qui, e io ho patito tantissimo, ho patito proprio tantissimo. A volte ho avuto anche la tentazione di buttare la spugna, di dire, vabbè, ma se questa è la fatica che bisogna fare, se questo è lo stracismo, se questo è tutto quello che uno deve mettere in atto per difendere un progetto che poi non è un progetto che va, come dire, in qualche modo a invadere situazioni altrue, che va a togliere forza ad altri, ma è una modalità e quindi deve essere rispettato anche come se fosse una minoranza, diciamo così. Bene, però anche questo forse non, almeno per buoni tratti di questi 10 anni, io non ho potuto farlo cioè liberamente, l'ho fatto liberamente perché ho sempre mantenuto la mia libertà. Cioè, se io non avessi la libertà di poter raccontare quello che voglio, io lascerei da domani mattina. Io non sono un interno Rai, quindi non ho vincoli, né ho fatto mai causa per farmi assumere, diciamo, di fatto. Però se qualcuno, e forse qualcuno in passato, cioè, voleva anche mettere mano a questa cosa, voleva modificare, e io ho detto questo sono io, se volete prenderlo così va bene, se no altrimenti mi metto a fare altro, insomma nella vita
si può sempre imparare a fare dell'altro. E è chiaro però che a distanza di tanto tempo, io dico sempre, io sono stato salvato in qualche modo, sono stato recepito dal pubblico, è il pubblico che ha fatto un'azione di salvaguardia di questo prodotto, ma non c'è stata la parte interna dell'azienda che mi abbia detto sì, adesso questa roba la proteggiamo, tranquillo, tu devi stare tranquillo. Questa cosa non l'ho mai avuta, e ho avuto tanti problemi produttivi e quant'altro. Adesso resistiamo, resistiamo perché il progetto, intanto perché sono grande, sono, diciamo, si può cambiare, si può modificare meglio, però di fatto siamo strutturati così. E poi capiamo, mi piacerebbe che ci fossero più attenzioni verso certi settori della società. E quindi, siccome questo è un programma che in qualche modo consente a delle cose che altrimenti non avrebbero possibilità di andare in televisione, ecco, io vorrei che questa cosa chiunque, adesso si cambieranno di nuovo i vertici, cambieranno di nuovo non si sa i direttori, non si sa quello che succederà, quindi ogni volta bisogna ricominciare. Mi sembra una sorta di tela di Penelope per tornare in tema Odissea, All'Odissea. diciamo così. E quindi dobbiamo ricominciare sempre. E certe volte mi sono trovato a dover ripetere ad ogni direttore il mio progetto, che era una cosa snervante, perché appena fai in tempo, no, a mettere su delle cose, a chiarirle, sei costretto a ricominciare da capo. La cosa che spero è che questo progetto, diciamo, in qualche modo possa avere la possibilità, in termini di visibilità, in termini anche di collocazione, di arrivare a più persone possibili, ma non per ego mio dello share, però più persone possibili guardano quelle cose, più queste persone si rendono conto di quello che c'è attorno a noi, all'interno della società. Questo è il mio auspicio, diciamo, in generale. E condivido anche questo. Io, il giorno in cui mi hanno chiesto con quali criteri sceglievo gli ospiti che erano invisibili come i tuoi, ho capito che comunque per me da interna una stagione era finita. E quindi ho continuato comunque a occuparmi di queste persone fuori da lì, Brava, 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 ovviamente. brava. Però io mi auguro che il tuo progetto invece possa continuare a essere lì, perché comunque la visibilità che ti può dare quella tribuna, la televisione pubblica è sicuramente importante, insomma, quindi va difesa e tu sei tutti noi, per cui ti sosteniamo e ti sosterremo. Senti, ma questi invisibili di cui tu parli, queste persone che comunque raramente riescono a far parlare di loro, ecco, con quale modalità li avvicini? Perché questa Ah. storia e non quell'altra? Insomma, Che cose bello, mai questa è una viste, cosa. peraltro? Ma succede sempre che esistono delle un po' delle magie in generale anche. Allora, intanto, gran parte delle storie che tu dici sono storie che sono rimaste impigliate nella mia vita anche nella mia vita passata, nel momento in cui magari facevo l'inviato in un talk o lavoravo per un'altra trasmissione. Per cui alla fine mi sono detto, ma tu questa storia sarebbe bellissima raccontare in un altro modo, no? È come se l'avessi appuntata. Ho praticamente tante storie appuntate. E in questi anni alcune cose sono andato proprio a riprenderle, e perché mi avevano dato quell'impressione, e avevo ragione, erano storie che meritavano un racconto più ampio, una storia più, diciamo, in qualche modo con più approfondimento. E quindi le storie, ma ci sono però delle modalità, ti sembra strano, che mi accadono, infatti mi meraviglio sempre, dico non è possibile, per cui alla fine incontro delle persone, mi giro e improvvisamente mi si apre un mondo. Questa cosa mi ha fatto capire questo, che sostanzialmente noi abbiamo... Siamo superficiali nella vita, nel senso che non ci guardiamo mai attorno, non alziamo mai lo sguardo, abbiamo una visione molto particolareggiata della nostra vita. È come se avessimo un'unica prospettiva, non guardassimo né a destra né a sinistra, le cose più belle, ma io lo dico senza essere, diciamo così, un po' retorico.
ci stanno proprio a fianco, cioè ci stanno vicine, le tocchiamo ogni giorno, no? In generale. Quindi se noi facessimo un po' attenzione, se noi ponessimo più, come dire, lo sguardo verso quello che ci accade, che c'è sotto gli occhi, io credo che troveremo delle storie incredibili. Ed è questo il metodo. Io, diciamo, per le persone che lavorano in redazione con me, dico sempre: non voglio storie curiose, le storie curiose non mi interessano, cioè i fenomeni da barcone non mi interessano. Mi interessano storie che abbiano densità. La densità è il metro di giudizio rispetto a una storia che è meritevole o non meritevole di essere raccontata. E poi succede che dopo che una storia minima è andata in televisione, magari l'ho raccontata, si apre un mondo straordinario, cioè la gente improvvisamente impazzisce, dice: ma come? Per dire, poco tempo fa una mia amica mi ha detto: c'è una ragazza sorda che suona il violoncello, no? Per me il concetto di avvertire delle cose senza poterle avere come senso, no? In qualche modo, quindi l'udito mi ha molto interessato e quindi mi è arrivato perché una mia amica mi ha fatto una segnalazione così, sono andato a leggere e ho trovato questa ragazza che si chiama Giulia Mazza, era stata praticamente allieva di una musicoterapeuta di 80 anni, si è creata una relazione e ho capito che c'era una magia, era una storia magica, tant'è che lo è perché ha determinato nell'immaginario collettivo delle emozioni fortissime, ci ha fatto comprendere che significa sentire in profondità anche il suono della musica. E quindi le storie arrivano in maniera molto, come dire, variegata, però sostanzialmente devono avere da parte nostra la capacità di essere recettivi. Se non si è recettivi, le storie non arrivano mai. E quindi non le puoi raccontare, certo. Senti, ma tra queste storie, diciamo, di persone spesso invisibili che sono toccate nel corpo e anche nell'anima, ci sono anche le vittime del lavoro, no? Di cui Sì, noi ci certo. occupiamo. Questa è un'associazione che ne raccoglie tantissime, è una onlus, e tu stesso mi hai detto appunto che sei interessato, insomma, ad andare anche dentro questa tematica. Ecco. Tu pensi di poterle affrontare con la tua lente, dalla tua angolazione, insomma, raccontare queste storie? Che cosa rappresenta per te questo mondo di persone che Sai, comunque si portano sul corpo anche i segni certo. di Guarda, tragedie del lavoro? le vittime sul lavoro sono qualcosa di cui mi sono anche parecchio occupato in passato, quando lavoravo, sia quando lavoravo a Roma, anche a presa diretta, no? Il costo in vite umane del lavoro era un costo troppo alto. Me ne sono occupato, diciamo, come dire, di rimando. In alcune puntate anche per i 10 comandamenti, affrontando temi di natura ambientale, di natura anche legata al lavoro come ricatto, no? In generale, spessissimo il lavoro si trova ad essere in Italia una sorta di ricatto morale, cioè tu lavori però ad un prezzo troppo alto, magari mettendo a repentaglio anche la tua vita, che è un meccanismo che in qualche modo non ci fa essere un paese civile. Cioè l'Italia è un paese in cui ancora non ha rispetto per la vita umana e il lavoro che è sancito come elemento fondamentale della Costituzione, ma come la vita stessa, non può essere messo a repentaglio. Io credo che si aprirà da questo momento in poi un grande dibattito attorno a questo argomento. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di ripresa economica, però dobbiamo stare attenti a rispettare la vita delle persone, di chi non può difendersi, di chi lavora diciamo, con aziende magari poco strutturate, di chi è costretto a accettare lavori usuranti, mal pagati e mal sicuri. Diciamo che c'è una dimensione ancora molto aperta sulla sicurezza del lavoro. Guarda, ti dico una cosa. Tanto tempo fa, ma proprio tanto tempo, circa 20 anni fa, andai in un posto che mi aveva molto colpito, che era Budrio,
immagino che tu comprenda e sappia di che sto parlando. Budre è questo centro dove si costruiscono le protesi e si fa riabilitazione per chi ha subito incidenti sul lavoro. Guarda, quella cosa a distanza di tanti anni, ma di tanti anni, parlo più di 20 anni, ancora continua a rimanermi viva, viva, perché lì dentro trovai una dimensione spiazzante a tutti i livelli del lavoro. Ho trovato giovani, giovani senza più braccia, senza persone che hanno subito amputazioni delle gambe perché sono rimasti schiacciati da pesi. Cioè, veramente, c'è cioè, la dimensione di un lavoro che risulta essere non tutelato. E allora, quando tu comprendi che sulla vita restano quei segni, è chiaro che alla fine ti poni il problema: a che prezzo il lavoro deve, no, deve servirci? E quindi sarà un grande dibattito, però ci vorrò tornare su questo argomento, a modo mio, ma ci voglio tornare. Ti inseguiremo per questo, non avrai pace. Lo faremo, lo farò. Senti, ma tu impari tanto dalle cose dalle storie che racconti, no? Perché tu dai molto all'altro, ma l'altro cosa dà a te? Perché Porca a miseria, me succede questo. io faccio un'azione incredibile, come se ci fosse una locomotiva che sono io e che aggiunge vagoni su vagoni ogni volta. È veramente, sai, entrare nella vita degli altri, entrarci così pienamente, entrarci senza mediazioni, senza filtri. Succede che tu entri in una relazione intima, l'intimità è un fatto che poi ti rimane. Tant'è che con tutte le persone con cui ho rapporti, con cui mi interfaccio, che vedo, che intervisto, che racconto, il legame poi non si interrompe. Tu l'hai visto con il teatro patologico, ma potrei farti gli esempi. Io dico sempre facciamo un lavoro quasi di collocamento dopo, di supporto dopo la puntata, perché si apre un canale di solidarietà. La cosa bella e interessante di questo mio lavoro è che alla fine, ma perché poi me lo sono dato anche come mandato, mi sono detto che cosa posso fare io per incidere. Sì, io posso raccontare questa storia, posso muovere l'opinione pubblica, posso determinare una sorta di carico emozionale, posso fare in modo che la gente si interessi a questo argomento. Ma se io non incido, anche io direttamente, anche per una sola cosa, vuol dire che il mio lavoro non è completo. E così il mio mandato è questo. Ognuno fosse per ogni puntata fosse anche una sola persona, io devo fare qualcosa per salvare, per aiutarla, insomma, in generale. E questo è diventato un mandato, tant'è che il giorno dopo la puntata si apre un canale proprio della solidarietà, la chiamiamo noi. Quindi facciamo un altro lavoro che però ci gratifica molto, mi gratifica molto, faccio diretta, raccolgo fondi, cioè faccio in modo che quello che ho raccontato non sia soltanto un fatto occasionale e quindi non diventi un fatto di spremitura della storia, perché in fondo la televisione è questa: io ti utilizzo, ti racconto e poi ti lascio per strada. A me questa cosa non piace. E quindi il rapporto, per tornare alla domanda, è un rapporto che rimane in piedi, che rimane avvinto, ma a distanza di tanti anni, eh. Io ho delle amicizie anche che sono rimaste intatte dopo tanti anni. Quindi diciamo che io non potrei mai tradire la loro fiducia. Cioè, io capisco che gli altri da me poi in qualche modo vogliono la mia amicizia e io non posso più darla perché loro si sono aperti a me in un modo che è il modo più limpido possibile. Qui si sono esposti. Quando uno si espone, merita sempre di essere poi di marti amico in generale. Le storie vanno vissute e condivise, essere dentro significa questo. Io ti ho visto a Teatro Patologico qualche giorno fa arrampicarti come un gatto tra le transenne della regia e sparire dentro un cespuglio perché dovevi arrivare all'interno della platea senza disturbare lo spettacolo. Insomma, ti ho osservato in questi movimenti e quindi vuol dire che proprio tu eri lì. Perché c'eri, insomma, non perché dovevi in quel momento raccontare sul palco c'eri già stato. Insomma, sono particolari che lasciano il segno, insomma, che significano
secondo me molto. Senti, vabbè, in futuro cambieranno i vertici Rai, lo sappiamo, insomma, comunque ci puoi anticipare qualcosa o quantomeno rivedremo questa odissea del teatro patologico. Che cosa Io stai facendo? ho avuto in parola diciamo, da parte di Rai 3 che l'odissea venga riproposta in prima serata. Speriamo che lo si faccia, perché quella serata in cui è andata in onda fu una serata un po' così, insomma, aveva Venerdì una Santo, controprogramma. ricordo bene. Sì, c'era il Papa che faceva la Via Crucis, diciamo che proprio non era una serata, diciamo, che uno si poteva giocare facilmente. Però la puntata l'hanno vista in tanti dopo andando la sera a rivedere su Rai Play, e questo, insomma, mi ha in qualche modo pareggiato un po' come dire, la malinconia che ci sia stato quel problema. Io spero che rivada in onda. Poi, per quanto riguarda il prossimo, adesso stanno andando in onda le repliche di Che ci faccio qui. Sono 16 repliche, sono andate in onda già 3, le ultime 16 puntate, ogni sabato alle 20:30. La cosa bella è che queste storie non scadono mai. Non mi vecchiano. Quindi è una cosa incredibile, perché sostanzialmente io non credo che esistano tanti programmi in cui le storie non scadono, cioè sono sempre presenti. Io certe volte, in questo periodo, per esempio, vado in giro, no, per le città, mi chiamano per incontri, e a volte faccio rivedere dei pezzi, lavoro su degli estratti di puntata, ma anche di più di 10 anni fa, sulle città. È meraviglioso il fatto che non sia cambiato nulla, che tutto è praticamente identico nella narrazione, che quelle facce non sono vecchie. Allora, io dico che quando si racconta di qualcosa, qualcosa di vero, allora questa verità non permette alla televisione di avere un prodotto sempre vivo, quindi anche se si rivede. Perciò noi abbiamo la percezione di freschezza quando rivediamo. Faccio un paragone, e chiedo scusa per questo. Se io vedo un pezzo dei Comizi d'amore di Pasolini, okay, o un pezzo di Comencini sull'attraversamento con i bambini, io ritengo che quel candore rimane intatto e non muta, anche se muta lo scenario, anche se muta la società. Però questo ci consente di stabilire sempre e comunque che la TV sia una TV anche di qualità, e che quindi alla fine non perda significato a distanza di tempo. È la forza dei visionari, eh? Ma io credo anche, sì, anche la forza dei visionari, dei temi, però secondo me è una modalità legata più che altro alla testimonianza, a raccogliere testimonianze. È chiaro che io, lavorando, per dire, oggi, scegliendo dei temi oggi che andranno fra 6 mesi, devo essere bravo, 5 mesi, devo essere bravo a, come dire, immaginare quello che può essere quello che può essere, diciamo, la situazione che si andrà a creare. Però ti dico, secondo me conta la testimonianza, conta come tu ti approcci alle cose. Quindi ogni argomento, se tu lo tratti in un certo modo, questo rimarrà intatto nel tempo. Se poi fai una roba mordi e fuggi, questa roba poi non potrà essere mandata in onda. Muore proprio appena dopo fatta, diciamo, appena dopo trasmessa. Certo, ma mi trovi completamente d'accordo. Senti, io non faccio mai citazioni, ma stamattina non ho resistito. Io ho un calendarietto in casa che si chiama Piccoli Passi, e che viene fatto da un'amica che si chiama Marina Pace, peraltro, insomma, che tutti gli anni per trovare fondi per la sua piccola comunità di ragazzi minori che le vengono affidati, insomma, è una casa famiglia praticamente la sua, fa questo calendario. No? Stamattina dico, 8 luglio, giorno in cui stiamo registrando la trasmissione, che poi vedremo lunedì prossimo. Ecco, leggo: Il vero splendore è la nostra singola sofferta diversità, firmato Margaret Mazzantini. E ho detto proprio la frase giusta per l'intervista a Domenico, Perfetto, perché, mamma. guarda, niente a caso, come vedi, è la forza dell'incontro, ma insomma, la casualità non esiste stamattina.
vado a vedere questa cosa, te la mostro, guarda, è qua, me la sono fotografata perfetto. sul telefonino, è perfetta per noi. E quindi la diversità è splendore, bellezza, continua tu. Io sulla diversità potrei aprire delle pratiche sterminate anche di racconto. Cioè, in questi anni penso di averla attraversata in tantissime forme e ogni volta la diversità mi ha stupito, mi ha lasciato esterrefatto, mi ha spiazzato, mi ha messo in discussione. Io sostanzialmente in ogni serie più o meno la diversità c'è sempre, è come se fosse un elemento caratterizzante e ogni volta ti dico mi permette delle nuove visioni, delle nuove aperture sul mondo. Ma ti dico, io sono innamoratissimo, per esempio, di una storia che vorrei riprendere, perché le storie poi hanno bisogno anche di essere riprese, di non terminare, perché anche quello è, no? Cioè, la nostra vita continua, continuano anche le storie dei protagonisti. Che cosa è successo dopo 8 anni? Che fine ha fatto questa persona? Che cosa fa? Che cosa non fa? Allora, io sono affezionatissimo, per esempio, a una storia, che è la storia di Pierpaolo, questo signore Down, oramai Pierpaolo è grande, l'ho conosciuto quando era ragazzo, che è di Campobasso, un ragazzo, era un ragazzo, oggi è un uomo di 55 anni, che nella fase in cui sono andato a intervistarlo, dopo molti anni in cui non lo vedevo, io sono molisano, quindi sapevo, conoscevo la sua storia, quando mi hanno raccontato che lui, diciamo in qualche modo, che nell'immaginario rappresentava la fragilità, si era preso cura, o si sta prendendo cura della madre malata di Alzheimer. E per me questo ribaltamento dei ruoli, ho detto eccolo qui, ma questa è una storia incredibile. E quando l'ho girata, mi sono reso conto che stavo girando una perla, qualcosa di strepitoso, qualcosa che andava a intaccare le nostre sicurezze, le nostre certezze. E per Paolo è stata una di quelle figure dove il candore, la bellezza, il bene nella forma più alta venivano fuori. Purtroppo la madre di Pierpaolo non c'è più, è morta. Pierpaolo nei mesi scorsi si è ammalato anche lui di Alzheimer, di Covid, ha avuto un problema, ha rischiato di morire e oggi la sua vita è cambiata nuovamente e vorrò continuare a raccontarla con tutte le cose che sono accadute, per esempio. Ma l'idea, per esempio, di aver raccontato il corpo di Max Olivieri, il bisogno intimo della propria sessualità, che è un altro bisogno, perché noi praticamente per predisposizione magari cerchiamo di annullare, come se la disabilità, no? La diversità fossero dei limiti, no? Anche affettivi. Ecco, per me quella è una cosa che mi ha permesso di capire molto. Max Olivieri che sta su una. Che non affetto da una malattia che ho portato a stare su una sedia a rotelle, mi ha fatto capire che bisogna toccare le persone. Mi diceva, toccami, guardami, guardami, guarda questa mia spalla come esce, però tu puoi tirarmi, io non sono fragile, mi diceva, no, tirami, tirami, non mi spezzo. Allora, questa cosa consente di fare altri viaggi, penso a Felice Tagliaferri che scolpisce senza vedere, cioè, che mi ha fatto comprendere come i sensi abbiano una potenza che suppliscano anche le cose che noi pensiamo di avere. Cioè, io che vedevo, non vedevo bene come vedeva Felice Tagliaferri, questo mi ha fatto comprendere. Ma poi ce ne sono tantissime. Allora, questa cosa per me è sempre un privilegio perché mi consente di scardinare i miei luoghi comuni. E quando scardino i miei luoghi comuni, credo che poi alla fine anche gli altri intuiscano i loro in qualche modo, no? E ne traggano dei giudizi diversi e che facciano magari una fase di revisione del loro pensiero. Perché noi dobbiamo modificare, perché se la televisione non, e se il racconto non fa modificare, vuol dire che non abbiamo fatto, tra virgolette, servizio pubblico nel caso specifico.
Grazie, la bellezza tu l'hai dimostrata ovunque, abbiamo visto la bambina di Max, le opere di Tagliaferri che è straordinario, insomma, penso che queste storie lasciano il segno, io le ho viste anche in televisione da te, e conosco anch'io queste persone, però veramente sono storie straordinarie, insomma, che comunque quando le vedi io non le posso più dimenticare, insomma, quindi io veramente spero di tornare a vedere tante di queste storie fatte da te e faremo il tifo, insomma, perché tu possa continuare a cambiare il mondo, insomma, con il tuo contributo, perché la bellezza ovunque, insomma, bisogna saperla vedere. Quindi io credo che questo Sì. è un po' il Do, messaggio che do, do, vorremmo anche do, do, dire. dobbiamo continuare ad essere a non, come dire, a non, a non, pronti a non arrenderci. Io credo che alla fine la cosa bella di questo lavoro è che alla fine facciamo un lavoro che ci permette di scoprire la bellezza, dici bene tu. Senza questa bellezza, forse la vita non varrebbe neanche poi tanto la pena viverla. E allora siamo fortunati. È chiaro però che questa fortuna, io dico sempre, bisogna poi saperla anche in qualche modo amministrare e saperla anche sapersela meritare in generale. Quindi noi facciamo un lavoro bellissimo, però questo lavoro bellissimo dobbiamo saperlo onorare sempre, dobbiamo essere leali con tutti, questo è il senso. Grazie Domenico, abbiamo parlato tanto, non voleva essere un'intervista ma una chiacchierata alla fine. E lo è stato, è stata una bella chiacchierata. Allora, buon tutto e tanti incontri per E poi te e ci ci ritroveremo, poi ci ritroveremo anche qui. Va bene. ritroveremo sicuramente, magari al Teatro Patologico a pochi Quello passi sicuro, quello sicuro, ma anche qui, anche da qui. casa mia, anche qui. Va bene, allora. Un saluto e grazie. Un Grazie a te, abbraccio. grazie a te, ciao.